Eccoci qua con due protagonisti della partita, giovanissimi, Marco Gungui, nuovo arrivato, e Michele Mureddu, invece, che è della vecchia guardia. Da che iniziamo? Dal nuovo arrivato, che tra l'altro oggi ha anche segnato. Abbiamo vinto 3-0, anche se c'erano ragazzi più piccoli che stavano giocando, abbiamo vinto. Il gol a chi lo dedichi? A Babbo che ti ha messo? No, a nessuno. Com'è nessuno? A te? A me. E quanti pensi di segnare in questo campionato? A me basta uno, poi fa niente. Basta che segnino anche gli altri. Certo, bisognate vincere, poi chi segna non conta, vero Michele? E tu invece come ti senti quest'anno rispetto all'anno scorso? L'anno scorso siete arrivati settimi, quest'anno qual è l'obiettivo? Quest'anno arrivare tre primi posti. Prima innanzitutto non retrocedere. No, ma questa vittoria è una vittoria del gruppo, spirito di squadra, forza del gruppo. Una bella squadra, speriamo di arrivare a livello. Tra l'altro tu sei uno, chiamiamo così, dei gregari della squadra, uno di quelli che porta diciamo, l'acqua. Nel campo ci suona il clacson, non è la nostra macchina in seconda fila. Invece che tipo di ragazzi sono questi orgolesi che sono arrivati quest'anno? Sono entrati nella nazionale barbaricina, cosa sembrano? Ma no, sono saliti bene. Anche se oggi ci ha fatto vedere quello che sa fare. Speriamo che continui e che ci faccia tanti gol. Certo. Questi dell'Atletico com'erano? Ma era una squadretta di ragazzini, possiamo dire. Nuova. Anche se l'altezza non c'entra niente, però ci deve essere anche la tecnica nei giocatori. Certo, concorda Marco con questa idea, vero? Babbo lo ha dimostrato per anni che... Ma come attacco non erano molto messi bene, neanche in centrocampo. Ma tu Babbo te lo ricordi giocatore? No. Non l'hai mai visto giocare? L'ho aver visto solo 3-4 volte. E com'era? Stavo giocando nel campetto io. Quindi non stavi pensando a lui. Va bene ragazzi, dai, in bocca al lupo per il campionato, bell'inizio comunque, bella vittoria 3-0, insomma, chi parte bene si dice è a metà dell'opera. Se il buongiorno si vede dal mattino, speriamo che sia un campionato pieno di soddisfazione anche per voi. Complimenti, ciao!